Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato quest'oggi all'inaugurazione del progetto Insieme per Caivano, dalla legalità al lavoro, incardinato nella nuova sede della CISL in piazzetta Russo nel comune a nord di Napoli, evento che ha visto la presenza anche del segretario generale della Confederazione, Luigi Sbarra. Caivano, terra difficile, con numeri che descrivono con severità una situazione problematica, con un tasso di occupazione della popolazione nel 2021 pari al 32,9%, 5 punti in meno rispetto alla media della regione e 13 punti in meno rispetto a quella nazionale, dato che si amplifica se si prende come riferimento l'occupazione femminile, e ciò anche a causa dell'influenza delle organizzazioni criminali sul tessuto economico e produttivo del territorio. Ma è evidente a tutti che la prima arma contro la criminalità è proprio il lavoro. Mettiamo a disposizione di questo territorio il nostro impegno sindacale, la nostra rete dei servizi per rispondere ad esigenze, a bisogni delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati. E il nostro impegno si coniuga e si collega con questo ruolo importante delle istituzioni locali, con questa azione importantissima di Don Patriciello, per fare in modo che le persone abbiano una vita dignitosa. Padre Maurizio Patriciello, che ha sottolineato che la vicinanza delle istituzioni non può fare che bene. Quando le istituzioni sono accanto al cittadino, questo non può fare che bene. E ha poi evidenziato che abbiamo bisogno di forze dell'ordine, abbiamo bisogno di lavoro, però alcuni vogliono delinquere, c'è poco da fare, e là bisogna essere veramente fermi, severi, duri, eccetera. Ma tanta gente è costretta a delinquere, e con queste persone qua essere duri non paga, bisogna andargli incontro. E quindi il lavoro. Io sono convinto che se noi a Caivano riusciamo veramente anche a far decollare di più questo nostro centro industriale, perché poi tante persone, parlo di Parco Verde adesso, di questo centro industriale non ne sanno niente, perché è come se l'avessero subito, perché loro non ci lavorano, quindi altri vengono a lavorare anche da fuori. Per cui in questi anni è andata avanti sempre l'industria della droga, no? L'industria parallela, io la chiamo. E tutto questo però sotto il naso di questo polo industriale così importante. Don Patriciello ha anche annunciato, tra l'altro, che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto la richiesta di un incontro da parte della madre di Santo Romano, il 19enne ucciso pochi giorni fa da un altro giovanissimo a San Sebastiano al Vesuvio, richiesta della quale proprio padre Maurizio si è fatto portatore. Quello firmato oggi è dunque uno strumento di contrasto al degrado delle periferie. È un protocollo, questo Noi CISL per Caivano, che parte dalla legalità per arrivare sicuramente al lavoro. Noi come sentinelle del bisogno per attivare delle vere reti di protezioni sociali sul territorio. Infatti questo sicuramente sarà un presidio partecipato con tutti, con la scuola, con le istituzioni, con i giovani, con le donne. Si apre la sede di una grande organizzazione sindacale per poter rilanciare questi territori, il tema del lavoro, della sicurezza, dei diritti. Il tema fondamentale, quindi una presenza fisica è molto importante, perché è un segnale non solo politico ma anche sociale di vicinanza ai bisogni delle persone. Un altro attore dunque che si unisce alla lotta per tirar fuori da una situazione difficile un territorio che ha bisogno tuttavia di ulteriori infrastrutture, trasporti, opportunità di crescita. È uno sforzo collettivo che va fatto, uno sforzo lungo, però credo che siamo sulla strada giusta, dobbiamo solamente lavorare con grande coesione istituzionale.